Truvia, il dolcificante di origine naturale, senza calorie, estratto dalle foglie di stevia, purea di patata, chips di patate fritte, zucchero a velo, poco burro dolce morbido, una stecca, una bacca di vaniglia, vino bianco, marsala ridotto, tuorlo d'uovo e composta di lamponi. Per la purea di patata abbiamo cotto delle patate con buccia in forno sotto un letto di sale, sale grosso. Le abbiamo sbucciate totalmente, le abbiamo pressate e questo è il risultato. Naturalmente è leggermente tiepido. Aggiungiamo del burro, anche in questo caso il burro deve essere a temperatura ambiente, quindi vedete cremoso, che andrà a dare il profumo di latticino a tutto il dolce, la truvia. Amalgamiamo il burro alla truvia e alla patata. Possiamo prendere la bacca di vaniglia e fare questa operazione. Schiacciarla con la lama del coltello, con delicatezza. Tagliarla a metà e con la punta del coltello raschiamo. Eleviamo tutti i puntini della vaniglia, che è il profumo naturale della vaniglia. Il profumo della vaniglia rimane anche sulla bacca, allora un suggerimento che io posso darvi è quella di essiccare la bacca di vaniglia, quindi priva di tutti i semini, però ancora molto profumata, seccarla totalmente e poi frullarla. Otterrete una polvere e questa polvere potrete utilizzarla per fare una pasta frolla, un pan di Spagna o qualsiasi altra tipologia di dolce dove vi potrà essere richiesto il profumo della vaniglia. Dico anche un'altra cosa, potrebbe essere utilizzata questa polvere anche per un piatto di carne o un piatto di verdura. Vedete che c'è una parte nera in questa patata, sono appunto questi puntini di vaniglia che vanno stemperati delicatamente con la purea di patata. Vedete anche il burro si sta piano piano amalgamando e potete vedere che anche la patata, uno degli ingredienti principali per la cucina, può essere trasformata in un altrettanto ingrediente importante per la pasticceria, appunto perché ha un profumo e ha un gusto molto, molto neutro. Direi sempre di assaggiare. Questa è l'abitudine del cuoco. E posso dire che aggiungiamo ancora un po' di truvia. C'è il profumo di vaniglia. Sento sicuramente il gusto della patata e il dolce di truvia, che è molto delicato e soprattutto, cosa molto importante per una buona pasticceria, anche il fatto che ci siano zero calorie, oltre che ad essere naturale. Aggiungiamo i tuorli d'uovo. Il marsala. Questo è un classico zabaglione. Del vino bianco, e naturalmente andremo ad addolcire con la truvia. Adesso lo passo ad Alessandro che comincerà a montarlo a bagnomaria. Proseguiamo zuccherando leggermente le patate, queste sono le chips di patata. Tagliate molto sottili a crudo e poi fritte. Questo servirà per dare il croccante a tutto il piatto, che anche qui sarà avrà una morbidezza, avrà un incrocio tra croccante morbido, dolce salato, acido e basico. Ok? Alessandro intanto ha terminato lo zabaglione. Ok, perfetto. Qui abbiamo la nostra purea di patate. Anche questo è un piatto che andremo a piazzare in maniera irregolare. Un po' di questa purea di patate. Una parte di composta di lampone, leggermente acidula. Lo zabaglione, vedete la consistenza. Questa è la consistenza ideale per il vero zabaglione, quindi molto arioso.
E completiamo con la chips di patata croccante. Questo è il piatto terminato.